persone che tramite il passaparola hanno permesso a tanti di conoscere questa prima iniziativa culturale all'interno dei 40 giorni per la vita. Partita il 28 dicembre, giorno dei Santi Martiri Innocenti, terminerà il 5 febbraio con varie... e abbiamo coinvolto varie associazioni, enti all'interno di questi 40 giorni. Oggi ci troviamo a parlare di fine vita con Roberto Allieri e Davide Gandini. Prima di iniziare, Anna Cavalai, una nostra amica volontaria, ha preparato, ci piace ecco, valorizzare tutti quanti i vari talenti, tra cui anche quelli artistici musicali, ha preparato un pezzo che ci aiuterà a scendere un attimino più nella profondità del tema. Al termine della conferenza, se volete avere maggiori informazioni, abbiamo preparato un modulo per chi eventualmente volesse conoscerci meglio, e chi volesse anche contribuire abbiamo lasciato in fondo uno spazio anche per le offerte. Grazie a tutti e possiamo iniziare con il video. Grazie. Simone ha già ringraziato tutti i presenti e anche chi ha organizzato. Io mi unisco ai ringraziamenti per chi è venuto questa sera, perché mi rendo conto che il tema che tratteremo non è di quelli più accattivanti, non è di quelli che riempiono le sale, ovviamente, no? E quindi mi chiedo perché siete qui stasera. Evidentemente avete qualche aspettativa, forse la vita vi ha toccato in qualche modo, e cercheremo di non deludere le vostre aspettative, spero. E premetto che non sarà, vi ne siete già accorti, una classica serata dove c'è la conferenza, dove si leggono delle relazioni, e non siamo qui in veste di esperti, non faremo approfondimenti tecnici, giuridici, anche se accenneremo ovviamente a qualche cosa, cercheremo di farlo. Dicevo, non siamo qui in veste di esperti, però abbiamo qualche esperienza significativa alle spalle, se io chiedo. Poi vi presento anche l'altro relatore, e quindi abbiamo un percorso della nostra vita di attenzione alla difesa della vita e alle tematiche che riguardano le questioni etiche. E dunque, perché siamo qui quindi questa sera? Cosa cercheremo di fare? E cercheremo di fare sostanzialmente un'intervista dialogata, dove io sono l'intervistatore, e cercheremo di fare una specie di chiacchierata tra amici, no? Quindi questo è un po' il clima che vorremmo gestire, e però lo faremo anche cercando di entrare nel concreto di situazioni concrete, quindi testimonianze di vita. Faremo un excursus che penso toccante, molto interessante. Proporremo un video, una testimonianza inedita, molto, molto toccante. E detto questo, cominciamo con le presentazioni. Dunque, io sono Roberto Allieri, presidente del Movimento per la Vita Valcavallina, che organizza questa serata. E qui vicino a me c'è Davide Gandini, che è il mio amico sin dai tempi dell'università. Abbiamo studiato insieme legge, ci siamo laureati in legge a Pavia tanti anni fa ormai, e curiosamente la nostra conoscenza è nata casualmente alla presenza di un nostro amico comune. E voi mi direte: cosa ci interessa, cosa c'entra questo vostro amico comune? E però c'entra, perché questo nostro amico comune sarà un po' il protagonista principale, direi, quello su cui parleremo, e insomma sarà una sorpresa sulla quale non vogliamo per adesso anticipare, verrà il momento dopo. E allora parliamo del nostro ospite, Davide Gandini. Davide Gandini lavora da molti anni nelle opere del Don Orione. Sono tanti istituti sparsi in tutta Italia, e si occupa della formazione del personale, soprattutto dell'infermieristico e assistenziale,
che gestisce in queste case di accoglienza, di malati, ma soprattutto malati anziani, giusto? E che versano in condizioni di grave precarietà, di grossi problemi, quindi anche tante situazioni di persone che non ce la fanno più. E già questo vi fa capire che nella sua esperienza quotidiana, oltre a formare il personale, quindi ha un bagaglio di conoscenze, poi ve ne parlo meglio, molto, molto importante, e si trova appunto a contatto con queste persone che hanno delle situazioni, poi ne parleremo di fine vita, molto, molto critiche. E per quello che riguarda la sua professione, lui non solo fa formazione, ma proprio perché essere di formatore deve anche seguire corsi di formazione, soprattutto in ambito di bioetica. E da quello che mi ha raccontato, lui ha conseguito questo master in bioetica e ha avuto modo di conoscere Monsignor Elius Grecia, che è, poi magari lo conosceremo meglio, un luminare, proprio uno scienziato a livello mondiale, un pioniere nell'ambito della bioetica. E questa disciplina, la bioetica, è una disciplina che abbraccia tante altre discipline, cioè il bioeticista è uno che deve saperne non solo in ambito medico, in ambito anche infermieristico, ma anche in ambito teologico, filosofico, antropologico, di chimica, cioè perlomeno più ne sa e più la sua statura di bioetica aumenta. Ecco, Elius Grecia ha saputo dare sistematicità a tutto questo sapere, e questo suo manuale di bioetica degli anni 90 è stato un testo fondamentale per generazione, ancora oggi è un punto di riferimento. E, ecco, quindi Davide, spero che ci possa dire un qualche cosa su queste sue esperienze, gli lascio subito la parola, magari se ci ricordi i tuoi incontri con Sgreccia. Ecco. Sì. Ma solo un breve ricordo, proprio l'emozione di un autore su cui hai studiato, una cattedrale della ricerca, dello studio, del pensiero, te lo trovi davanti, non era molto alto, non so se l'avete fisicamente presente, creato cardinale, fondatore di quella che oggi si chiama bioetica personalista. E ricordo, tra le prime battute della sua prima lezione, affrontando immediatamente la questione, dice il punto nodale è chi è persona. Chi è la persona? Quando uno è persona? E nell'approcciare questa domanda e nell'avvicinarsi alla risposta da dare, uno poteva pensare, beh, sicuramente un sacerdote, un cardinale, ci sarà qualche elemento spirituale o scritturale o qualche elemento teologico, perché è Dio che lo ha creato, sta parlando un cardinale. La sorpresa quando disse: per essere persona, cioè, ricordiamolo, titolare dei diritti, per essere persona servono due cose. San Paolo non si aspettava due cose: che abbia il DNA umano e che sia vivo. Quindi è nella pancia della mamma, è vecchissimo, è giovane, forte, deve essere umano, deve avere il DNA umano e deve essere vivo, cioè una salma non ha diritti in quel senso. E da qui capite che poveva la questione, ma ne accenniamo più tardi, del fatto che l'essere umano, la persona, è una natura, non è una somma di qualità che puoi avere o non avere in base se le hai o non le hai, sei più o meno persona, e quindi poneva questa questione. Solo un passaggio prima di tornare al filo che Roberto stava tenendo. Si è parlato di bioetica. Bioetica è una parola nuova, una parola che qualche decennio fa non c'era. Sapete, il primo, almeno si dice, quasi unanimemente riconosciuto, il primo a usarla è tale Potter, non quello che state pensando tutti, Van Rensselaer Potter,
uno studioso che nel 1970 esce con questo libro, Bioethics, A Bridge to the Future, un ponte per il futuro, e conia lui questa parola che era bioetica, l'etica della vita. Come mai nel 1970, prima non c'era ancora stato niente di tutto questo, e arriva l'inizio di questa riflessione, di questo pensiero? Perché il 1970 è quasi un anno in cui è culminato un processo di accelerazione rapidissimo di esplosione delle capacità umane, scientifiche e tecnologiche. Nel 1945, solamente 25 anni prima, nel 1945 il mondo scopre nel sangue, nella morte, nella tragedia, la potenza dell'atomo, qualcosa di impensabile solamente pochissimo tempo prima. Poi accelerando Yuri Gagarin, il primo uomo in orbita nello spazio, poi 1968 Christian Barnes, il trapianto di cuore, 1969, l'anno dopo, l'uomo va sulla Luna, un'accelerazione, un ebbri di progresso, di potenza, di conoscenza, di capacità tecnologica, scientifica di conoscere e tecnologica di fare. E al culmine di questa ebbrezza c'è quest'uomo che si pone una domanda. Ma, già è bello che inizi con il ma, bellissimo, forse, bellissimo comunque, può essere bellissimo, ma tutto ciò che l'uomo è in grado di fare, è capace di apprendere, di conoscere e quindi diventa capace di fare, quindi lo può fare? Cioè, perché posso fare una cosa, quindi la faccio? E chi decide? Era di due anni prima la questione, erano state sollevate perplessità etiche sul trapianto del cuore. Oggi nessuno ha queste perplessità etiche, però si ragionava, ci si rifletteva, e soprattutto chi deve rispondere? Chi deve rispondere in questo caso? E qualcuno diceva, non bisogna mettere paletti alla scienza. Il cammino della scienza è sovrano e deve fare il suo percorso. Nessuno fermi la scienza. Van Rensselaer Potter è tra i primi o tra coloro che dicono aspetta un momento, cioè, è la famiglia umana che è depositaria della riflessione, del discernimento, e cui spetta la famiglia umana, non lo scienziato che, dato che è capace di farlo, quindi lo fa e nessuno lo può fermare perché la scienza deve fare. Questo solo per dirvi un accenno di come. E allora in vita, in questo libro, nasce l'idea che giuristi, medici, scienziati, teologi, filosofi si uniscano in quelli che poi sarebbero diventati, ancora oggi sono, i comitati di bioetica, quindi multidisciplinari, nella riflessione che va ad afferire all'eterna questione umana, che è la questione morale: è bene o è male? E per chiudere, come avevo iniziato, se no non mi fermo più, Sgreccia diceva, proprio su questo, che un grosso problema che aveva affrontato era quel filone di pensiero bioetico chiamato avalutativo morale, i non cognitivisti morali, cioè coloro per i quali la valutazione morale degli atti umani è una perdita di tempo, perché nessuno può prendersi l'arbitrio di decidere cosa è bene e cosa è male. Si può dire solamente mi serve, non mi serve, funziona, non funziona. Questa è la praticità. Chiunque si prende l'arbitrio di dire è bene e male, sta già prevaricando, sta già, ecco. Ecco, quindi da questo punto di vista capite che quando si dice un comitato di bioetica vuol dire tutto il contrario di tutto. Bisogna vedere chi sono i pensatori, gli scienziati, gli esperti che lo compongono, e sempre è un grande cammino faticoso di dialogo e di ricerca di un punto di incontro, no? Col fatto che il punto di incontro non sempre è una mediazione come in una democrazia, il punto d'incontro deve passare da quella che è la verità sull'uomo, no? Quindi è un lavoro difficile, ma lasciamo a Roberto. Sì, allora avrete intuito che nell'ambito della bioetica si affrontano anche modi di pensare molto, molto diversi, ovviamente, no? E tanto più, quindi, quando parliamo di fine vita,
delle tematiche di cui parleremo stasera, anche qui si pongono visioni diverse. Volendo semplificare, potremmo parlare una contrapposizione tra una cultura della vita e una cultura della morte. Ovviamente sto semplificando, tra il bianco e il nero ci sono infinite gradazioni di grigio, no? Però per capirci bene, no? La contrapposizione più forte è proprio qui. C'è una cultura della vita che valorizza, celebra, difende, protegge la vita in ogni sua situazione, dall'inizio fino alla fine, soprattutto nelle situazioni di fragilità. E poi abbiamo dall'altra parte una cultura della morte, che ovviamente non si autodefinisce tale, però nei fatti spinge per legalizzare soluzioni più estreme, se pensiamo all'aborto, se pensiamo all'eutanasia, alla soppressione di persone, di categorie di persone considerate non degne di vivere. Ecco, tutte queste sono opzioni di morte, quindi non è abusivo parlare di cultura della morte. E comunque mi rifaccio anche a una definizione che lo stesso San Giovanni Paolo II definiva, cultura della vita e cultura della morte, sin dall'Evangelium Vitae dell'85, ma anche se andate a leggere l'ultimo messaggio dei Vescovi della Giornata Nazionale della Vita, si parla di cultura della morte, quindi non è per niente abusivo parlare. E allora, visto che si ha a che fare con questa cultura contrapposta a quella della vita, chiamatela come volete, è bene rilevare che questa cultura fonda le sue radici soprattutto nel pensiero neo-darwinista, più che darwinista, e malthusiano. Allora, sul darwinismo non sto a dilungarmi molto perché avete tutti un bagaglio delle reminiscenze della scuola, no? che ci portiamo dietro e che ci fanno capire che come diceva Darwin, nel mondo animale appunto il più forte sopravvive, le razze più forti si evolvono e quelle che rimangono indietro, il più debole soccombe, no, alla fine. E però purtroppo questo concetto è stato trasposto anche non solo agli animali ma all'uomo, e abbiamo visto anche delle mentalità, un'applicazione nel passato attraverso anche l'eugenetica che è arrivata fino ai giorni nostri. Quindi non mi dilungo molto sul neodarwinista. Invece mi soffermerei un po' di più sul malthusianesimo o neomalthusianesimo, che nasce Malthus, appunto, Thomas Robert Malthus, che vive a cavallo dell'Ottocento. E lui era convinto che la popolazione stesse crescendo troppo, la popolazione umana, rispetto alle risorse che poteva offrire il pianeta. E quindi bisognava contenerla anche con il controllo delle nascite e anche con altri sistemi. Bene, questa mentalità è andata avanti sino ai nostri giorni, e anzi si sta forse anche rafforzando. E sono in tanti a dire che l'uomo sta esaurendo le risorse del pianeta, che bisogna limitarlo. C'è qualcuno che dice, insieme anche il ministro, l'ex ministro Cingolani, diceva che il nostro pianeta non può sostenere più di 3 miliardi di persone, quindi quelli che sono in eccesso bisogna in qualche modo che diminuiscano. E i modi, vabbè, lascio immaginare voi quali sono i modi. C'è qualcun altro che dice, Schwab del World Economic Forum, che bisognerebbe eliminare il 60-70% della popolazione. Insomma, imperversa questa ideologia, e ideologia che vede l'uomo come una minaccia, se non un cancro del pianeta, che quindi va limitato e soppresso. E però tutto questa mentalità non è solo contro l'uomo, contro lo sviluppo umano, ma alla fine anche contro la scienza, perché la scienza ha sconfessato assolutamente in questi due secoli questa teoria che l'aumento della popolazione esaurisse le risorse, perché grazie alla scienza, e la scienza è una risorsa, è qualcosa che deriva dall'uomo,
La scienza ha moltiplicato le risorse in misura molto maggiore rispetto a qualunque aumento della popolazione. E se è vero per dire che 100 anni fa, 50 anni fa c'era qualcuno che moriva di fame, oggi in Occidente forse quasi nessuno muore di fame. Se pensiamo a zone come l'India e la Cina, dove 50-100 anni fa si moriva in una certa percentuale di fame, oggi, grazie allo sviluppo tecnologico, scientifico, in Cina non mi sembra che muoia tanta gente di fame, e anche nella stessa India, dove c'era un grosso problema tanti anni fa, oggi è molto più limitato. E se è vero che c'è gente che muore di fame in Africa, non è perché mancano a livello planetario le risorse per sfamare tutti quanti, ma perché sono distribuite male, perché ci sono delle guerre, perché ci sono delle situazioni politiche per le quali non si riesce a dare a tutti quello che c'è, perché poi c'è un problema più di spreco. Ecco. E quindi bisogna avere fiducia nella scienza. Ecco, forse lascio la parola, se vuole aggiungere. Sì. No, solo un paio di sottolineature. Su Malthus e il tusianesimo, un po' impressionano, si trovano, ragionano, fanno progetti, programmi, studiano tutto e poi decidono. Beh, mi sentite? No, non vi piace se sono troppo. Cioè, che qualcuno decide, cioè siamo in troppi, quindi si sceglie chi è di troppo. Comincia tu a togliere, cioè, aiuta la sovrappopolazione lì a Davos piuttosto che a New York, dove cominciate, o qualcuno deve cominciare, no? Sempre in Africa, sono sempre da altre parti quelli, i sovra sono gli altri, no? Sono cose abbastanza. No, volevo fare una sottolineatura invece sulla questione del neodarwinismo, perché è molto interessante, perché il nome che forse qualcuno contento stasera di condividere di 3 secondi di questa storia, è meno conosciuto di quello di Darwin, è quello di un suo cugino che si chiamava Francis Galton, e conosceva come tutti l'evoluzione, gli studi, eccetera. Lasciatemi dire, il povero Darwin lui studiava quello che ha studiato e che abbiamo conosciuto e che abbiamo studiato a scuola e via dicendo. È suo cugino Francis Galton che si illumina e dice: ma certo, ma è chiaro, proprio un'illuminazione. La natura fa le cose bene. Attenzione, perché siamo alle origini del pensiero eugenetico, che viene oggi chiamato anche di darwinismo sociale, che non è Darwin che l'ha fatto, parte da suo cugino Galton e poi si diffonde. I nazisti non hanno inventato niente. Negli anni 30, con l'azione T4, la Tiergartenstrasse numero 4 a Berlino, dove dirigono le operazioni che stermineranno dal 33 al 41 più di 300.000 malati psichiatrici, bambini disabili nella Germania, le prove generali dell'Olocausto, i nazisti applicano le idee, hanno le gambe, e i nazisti danno le gambe alle idee che erano partite in ambito anglosassone da Galton. L'ambito anglosassone è quello in cui già dalla fine dell'Ottocento i disabili si esibivano nei circhi, i fenomeni da baraccone. Ecco, noi come Don Orione, a noi fa un po' impressione che nel 1933 Don Orione apre Genova e Milano, ancora oggi piccoli Cottolengo si chiamano, che ospitano tra Genova e Milano circa 1500 persone anziane disabili con patologie psichiatriche, e il 33 è l'anno in cui Hitler vince le elezioni in Germania, e ci sono questi due uomini che iniziano a guardare alle persone sofferenti, a chi non ha meriti per sedere alla tavola dell'umanità e dell'esistenza, perché tu non c'entri, sei fuori, no? E impressiona questa coincidenza di data, il 33, via dicendo. Quindi solo per dire che
non è un pensiero germinativo nazista quello dello sterminio, farli fuori tutti sì, ma tutto parte da questo pensiero eugenetico. Galton, dicevo, l'illuminazione che ha è quella per cui la natura fa le cose bene, mio cugino l'ha spiegato con dovizia di particolari. Cosa vuol dire fare cose bene? Che la specie migliora in continuazione, è un progresso inarrestabile, perché gli individui malati, difettosi, non muoiono, soccombono, non si riproducono e quindi tutto va via via migliorando. Siamo noi umani, con la fissa che hanno specialmente i cristiani della pietà, della pietas, della cura, dell'amore, che roviniamo tutto e non permettiamo alla natura, che è una macchina perfetta, di fare il suo corso anche nelle società umane. Per cui si andava da questi calcoli, una prostituta e un alcolizzato che si riproducono e che mettono al mondo dei figli, quanti figli mettono al mondo, e in un secolo si arrivava a calcolare quante centinaia di persone con devianze sarebbero nate, tutto a carico di spese dello Stato, via dicendo, eccetera, eccetera. Questo per dire un passaggio sul neo-darwinismo, in particolare sul darwinismo sociale, ecco, perché voi capite che non è finito nell'aprile del 45 con la morte di Hitler e la fine del nazismo, non è finito questo pensiero, lo sappiamo. Bene, abbiamo fatto un po' di premesse e adesso è bene che cominciamo ad affrontare il tema della serata, e direi che il modo migliore è cominciare proprio dal titolo, né accanimento né abbandono. In particolare cominciamo a parlare dell'accanimento, accanimento terapeutico si intende, no? E c'è da dire che quando si parla di accanimento, questa locuzione mette un po' tutti d'accordo, sia la cultura della vita che la cultura della morte. Perché oggi non c'è, tutti sono d'accordo che sia una cosa da evitare l'accanimento terapeutico, non c'è nessuno che dice viva l'accanimento terapeutico, no, e è una cosa da evitare. Ma allora dov'è che bisogna stare attenti? Quindi non è tanto una questione di essere pro o contro l'accanimento, ma capire quando si configuri un accanimento terapeutico. È un tema molto delicato e, come sempre, quando ci sono temi delicati bisogna stare attenti ai termini che usiamo e come usiamo le parole. Siccome c'è proprio una questione di vita e di morte qui, no? Allora, quando usiamo termini del tipo, parole del tipo terapie, cure, trattamenti sanitari, ebbene porsi delle domande: che cosa sono, che cosa significano queste parole? E allora, se parliamo di accanimento terapeutico, accanimento è un'insistenza ostinata, irragionevole, e fino a qui ci siamo, no? Però quando parliamo di terapie, ad esempio, le terapie cosa sono? Sono mezzi straordinari che sono normalmente somministrati con trattamenti di tipo medico-chirurgico, farmacologico, chimico, e hanno come oggetto, si relazionano con la malattia, hanno proprio come oggetto e presupposto la malattia. La terapia adimira la malattia. Le cure invece sono mezzi ordinari che sono focalizzate sulla persona. Facciamo un esempio: l'idratazione, l'alimentazione, la pulizia, la ventilazione sono tutte cure. Ecco, quando parliamo di definizione, cura, terapia, eccetera, ci possono essere anche definizioni differenti, ci possono essere delle sottigliezze. Ad esempio, a me viene in mente, se parliamo del supporto e dell'assistenza psicologica, sono terapie o sono cure? Beh, se ci rifacciamo quello che abbiamo appena detto, se il supporto psicologico ha di mira sostanzialmente ha come oggetto la malattia, la patologia, allora è una terapia. Se invece ha per oggetto principalmente la persona, è una cura. Ma questa è una sottigliezza, non è qui che vogliamo addentrarci. Vogliamo invece fissare un punto fermo. Un punto fermo è questo, che proprio stavo parlando di accanimento, le terapie possono diventare disumane.
Le cure no, le cure non sono disumane. Allora, per farvi capire, emblematicamente, la cura che mi piace di più proporvi è la carezza. A cosa serve la carezza? A niente, non risolve niente, no? Però, in certe situazioni, la carezza presuppone chi ti dà la carezza come te la dà, con un sorriso, con una vicinanza, tenere la mano, tante cose. E io qui se penso a mia mamma che è morta dopo un lungo percorso di Alzheimer, voi sapete com'è l'Alzheimer, uno perde i contatti del mondo con gli altri, no? E però io con mia mamma la carezza era un modo di stabilire questo contatto. E questo vale per tanti che hanno l'Alzheimer, che hanno problemi di questo genere. E non solo io con mia mamma riuscivo a trovare un modo per, con questa cura che è la carezza, il toccare, il tastare, eccetera, ma mia mamma stessa, che stava in un RSA, lei con gli ospiti che c'erano lì si avvicinava, gli sorrideva, li accarezzava, li abbracciava. E voi mettetevi nei panni di questi ospiti che stanno tutto il giorno seduti senza che nessuno gli dice niente. Soli, abbandonati. È vero, c'è il personale, ma cosa volete che faccia? Non è che non la posso prendere più personale. Cioè, vivono a volte come nei lager, dei reclusi, nessuno li guarda. E trovare uno che si avvicina e gli dà una carezza, che lo abbraccia, un sorriso gratuito, disinteressato. Mia mamma li sconvolgeva questi, ma non solo loro, ma anche i medici, gli infermieri, abbracciava tutti, sorrideva ed era, ha lasciato una traccia, guardate che, questo per dire, no? Quindi le cure non solo non sono mai disumane, ma è disumano toglierle, togliere una carezza, togliere l'alimentazione. Ecco, quindi cerchiamo di essere, è molto importante questo. E allora arrivo a parlare dell'altra locuzione, trattamenti sanitari. Abbiamo capito cosa sono le terapie e le cure. L'espressione trattamenti sanitari invece è ambigua, scivolosa e infatti possono riferirsi i trattamenti sanitari sia alle terapie che alle cure. E però questa ambiguità ha portato gli estensori, quelli che hanno voluto promuovere le DAT, che sono le disposizioni anticipate di trattamento inserite legislativamente nel 2017, ecco, questa legge del 2017 è riuscita nel capolavoro di far passare l'idea che alimentare, idratare, ventilare fossero non quello che sono, cioè cure, ma terapie. Perché? Perché sono date con dispositivi artificiali, allora sono terapie. Ma a sconfessare questa malsana ipotesi basta pensare, ad esempio, una mamma che dà del latte artificiale con il biberon al suo bambino, sta facendo una terapia. Se io accendo un ventilatore meccanico che mi dà l'aria, è una terapia. No. Se un indomani ci fosse una macchina che riesce a dare il pappagallo al paziente malato meccanicamente, è una terapia farlo di più. No. Cioè, è pretenzioso. Ma perché hanno voluto far passare come terapie l'alimentazione da mangiare e quindi somministrare queste cure? Perché tutto questo è funzionale, no? per far sì che se le terapie sono esagerate, questo può essere un presupposto per non attivare o sospendere trattamenti sanitari sproporzionati, no? E ad esempio la morte di Luana Englaro è stata fatta così, cioè sospendendo trattamenti sanitari che in realtà erano cure, perché Luana Englaro era mantenuta in vita con idratazione, alimentazione, veniva pulita, accarezzata da queste suore, ma non era in fin di vita, non c'era così un orizzonte temporale e però per farle sospendere le hanno considerate questi trattamenti sanitari come terapie, quindi un presupposto considerato valido per sospenderle e quindi per far morire.
bisogna stare molto attenti sui termini, ma siccome io sto dicendo queste cose, ma c'è qualcuno più qualificato che può insegnarci, a parte la bioetica, e mi riferisco al catechismo della Chiesa Cattolica, che è molto, che ha avuto il riferimento anche per i non cattolici, perché in ambito etico la Chiesa ha qualcosa da dire, no? E quindi è un punto di riferimento, che piaccia o non piaccia. Andiamo a vedere cosa dice l'articolo 2278 e 2279 su queste tematiche di cui stiamo parlando. Vi leggo il primo. Allora, l'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia all'accanimento terapeutico. Dicevo prima, sull'accanimento terapeutico possiamo andare d'accordo quando ci sono i presupposti. Non si vuole così procurare la morte, si accetta di non poterla impedire. Quindi, capito il concetto, un conto è procurare la morte, un conto è permetterla. Un conto è essere contro la malattia, un conto è essere contro la vita, contro la persona. Ma vediamo, a parte questa situazione, cosa dice il successivo articolo 2279. Anche se la morte è considerata imminente, le cure che d'ordinario sono dovute ad una persona malata non possono essere legittimamente interrotte, che è quello che dicevo prima. Quindi mi appoggio un po' a questa visione che anche la Chiesa riconosce. E detto questo, allora vediamo quali sono i limiti entro i quali si può parlare di accanimento terapeutico. Io ho trovato una definizione che si rifà alla bioetica personalista di Sgreccia, si rifà al pensiero di Sgreccia, e ve la leggo, così capite anche voi quando si può parlare, capite un po' meglio, il tema si può sviluppare ancora. Allora, l'accanimento terapeutico, poi questa scheda qui, se la volete, ce ne sono un po', ci sono varie altre questioni condensate ma illuminanti, secondo me. Questa è una. L'accanimento terapeutico si può considerare tale solo quando, nell'imminenza della morte, i mezzi terapeutici straordinari risultano sproporzionati rispetto ai risultati sperati e il prolungamento della vita risulta per il paziente precario e penoso. In tali limitati casi, quando allungare la vita di poche ore o giorni con aggravio di pena non gioverebbe in alcun modo al paziente, è eticamente lecito rinunciare a trattamenti straordinari permettendo il sopraggiungimento del decesso, senza tuttavia interrompere le normali cure, non più mirate al contenimento o alla regressione della malattia, ma al sollievo del dolore. Il che è cosa diversa dall'eutanasia. Un conto è procurare la morte, un altro è permetterla. Il primo atteggiamento rifiuta e nega la vita, il secondo accetta il naturale compimento di essa. Ecco, qui condensa, io l'ho letto un po' velocemente, ma se ve lo rileggete, già qui trovate tutti gli elementi che potrebbero configurare l'accanimento terapeutico, quindi con tanti limiti. Ecco, qui ci sono dei limiti, ma se andiamo a vedere quello che succede, soprattutto in altri paesi, in altri paesi succede invece che si allargano le casistiche dove si parla di accanimento terapeutico e questo funzionale per concedere sempre di più un esito appunto di fine vita, di eutanasia alla fine. E vediamo che nei paesi che hanno portato avanti prima, penso al Belgio, all'Olanda, al Canada, tanti altri, e si allarga continuamente la platea di quelli che possono accedere a soluzioni di questo genere, dove si parla di accanimento, ma poi non solo, saltando i paletti, ormai in questa platea vengono ricompresi i carcerati, perché i depressi, chi è stanco di vivere, anche chi non ha niente, e poi non solo chi lo chiede, ma anche chi non può chiederlo, come i bambini, come i malati di Alzheimer, quali tra l'altro magari hanno momenti di lucidità nella loro malattia, perché non è che se le malattie di Alzheimer sono sempre nel loro mondo,
No, delle volte capiscono e se capiscono che vogliono essere soppressi magari possono dirla loro e non possono dirlo, cioè potrebbero dirla loro ma non possono dirlo. Oppure ci sono casi in cui, come in Inghilterra ma anche in Francia, c'è un giudice che si arroga il diritto di dire questa persona, magari un bambino, non è degna di vivere, la sua qualità di vita non è tale, per cui nel suo best interest, nel suo migliore interesse, magari contro la volontà dei genitori, e non deve più vivere, magari con il pretesto anche dei costi, e non vale neanche che i genitori dicano no, lo portiamo al Gaslini, come è successo, vi togliamo il problema se è questo, no, c'è proprio una cultura di morte sempre più feroce e accanita. Quindi si sta parlando di un accanimento per la vita ad un accanimento contro la vita, ma per evitare l'accanimento per mantenere la vita, alla fine si arriva a un altro tipo di accanimento. E qui si innesta un discorso a cui ho accennato sul best interest, discorso sulla qualità della vita, che sta emergendo perché qualcuno in condizione di fragilità potrebbe argomentare che se la dignità viene meno della persona umana, quando si è sotto un certo standard di qualità della vita, sia giusto sopprimere queste persone. E però questo è un po' grosso, insomma, non è che per eliminare la sofferenza si elimina il sofferente, è un po' come se si vuole, per evitare la povertà si eliminano i poveri, per risolvere il problema della disoccupazione è facile, si eliminano i disoccupati, c'è la fame del mondo, si eliminano gli affamati, non è questa la soluzione, no? Quindi casomai laddove c'è una dignità compromessa bisognerebbe fare in modo di aumentare la dignità, non di togliere chi non è degno, no? Quindi cerchiamo di dare più dignità, no? Se questo il non so se volevi aggiungere. Il tema del rapporto tra la dignità della persona e la qualità della vita credo ce l'abbiamo presente tutti. Un conto è, parlando dal mondo di Don Orione, la grande attenzione, tutta l'attenzione che possiamo e dobbiamo avere per la qualità della vita delle persone che li accogliamo. Ma per qualità della vita si intendono le carezze, il volontariato, il personale che non compie solo prestazioni sanitarie, ma instaura una relazione umana, affettiva, di cura, di aiuto. Si guarda alla qualità della vita di queste persone, ma qualità della vita intesa come indice di benessere, non come indice di valore di quelle persone. Perché la dignità della persona nessuno la può diminuire, non puoi fare nulla che toglie dignità alle persone, puoi fare cose che la calpestano, ma la dignità della persona non la puoi diminuire, non la puoi aumentare, non puoi fare nulla che l'aumenti o la diminuisca, puoi fare cose che la onorano o che la calpestano. Perché la dignità, usando un parolone, è una questione ontologica, è legata all'essere, è legata al fatto di essere nati, di essere umani. L'essere umano, il valore della sua persona non dipende dalle qualità cognitive, di salute, di ricchezza. La Costituzione italiana, all'articolo 3, dice questo, quando dice che siamo tutti uguali, senza distinzioni di razza, sesso, condizioni personali, sociali, politiche, dice questo, il valore della persona non dipende dalle sue qualità, perché la persona non è una somma di qualità, è una natura, il valore non dipende dal fatto di avere o non avere delle qualità. Mario Melazzini, a un convegno nostro dell'Opera Don Orione, diceva, se si fa questa confusione, questo slittamento semantico dalla qualità della vita come indice di misurazione del benessere
alla qualità della vita come indice del valore di una persona, per cui se è bassa la tua qualità di vita, se è bassa la dignità, quindi con questo la vita umana, diceva Mario Melazzini, ecco, diventa come la patente a punti. Sei da un range di età, non so, a 20, 30, 40 anni, hai 20 punti, sei al top. Poi se c'hai un'ernia, ti è venuto un ictus, sei emiplegico, cioè via via che ti succedono delle cose nella vita, subentrano malattie o disabilità, perdi punti. Fino a che quando hai raggiunto il punto zero, non è la tua qualità della vita che è arrivata a zero, è la dignità della tua vita. E che dignità c'è? È una pietà sopprimerti, perché non c'è più dignità in quella vita lì. Ciò a cui siamo chiamati non è aumentare la dignità, che nessuno la può diminuire, è aumentare il livello di qualità della vita, cioè fare esattamente il contrario. Per esempio semplice, davanti a persone che muoiono di fame, non è chiaramente che dignità c'è a vivere così, le sopprimiamo, ma trovare il modo di dare da mangiare, trovare il modo di aumentare la qualità della vita in questo senso. Io volevo aggiungere questa considerazione riguardo quando parliamo di qualità della vita. A me piace accostare la qualità della vita alla qualità della vista, no? Allora, supponiamo che uno abbia un decadimento della vista e quindi va dal suo oculista, che abbia un decadimento magari irreversibile o irreversibile, l'oculista farà di tutto per intervenire con mezzi correttivi, con interventi chirurgici, con dei farmaci, eccetera, finalizzati a che cosa? A contrastare, no, questo decadimento, o a rendere la vista più fruibile possibile al paziente. Ma in più succederà che l'oculista di fronte a uno che ha una vista che sta decadendo sensibilmente va a dire al suo paziente: guarda, la tua vista fa schifo, quindi è meglio che ti fai accecare. E quindi, o lo decidi tu o lo decide una commissione. No, non puoi tenere una vista così compromessa, ci vedi poco, no? E sarebbe altrettanto incomprensibile se un oculista fosse costretto, no, a cercare o cooperare all'accecamento, invece quando la sua vocazione è quella di proteggere la vista, no? Quindi la vista ha sempre un valore anche quando è al lumicino. Lo stesso vale anche per la vita. Quindi questo per dire che è un parallelo un po' provocatorio, ma il concetto che vuole sottintendere è che non ci sono nella vita persone di serie A e persone di serie B, no? che discriminiamo a seconda della dignità. E però adesso possiamo entrare più nel particolare nelle esperienze concrete, vedere quando succedono, magari attingiamo all'esperienza di Davide, se ha qualcosa da dirci. Sì, è proprio una storia, quindi raccontiamo la storia, chiamiamola Laura. E Laura è tetraplegica e alla sclerosi multipla, e è una ragazza, una signora, ma il viso, il volto, la gioiosità, gli occhialini rotondi, grande lettrice, scrive poesie, appassionata di astronomia, quindi c'è una ragazza appassionata della vita, vive in una residenza per disabili. Un giorno mentre sono in coda alla scuola superiore di mio figlio per il colloquio con i professori, c'è la coda, quindi ero lì in coda, mi suona il cellulare, era un pomeriggio, mi chiama un caro amico Mario e mi dice: ma lo sai che la Lauretta è in ospedale? Sì, mi ricordo che ho visto ieri che mi sembrava la tosse, era presa, sì, poi ieri sera è cresciuta la febbre, gli è salita la febbre,
E una brutta notte, stamattina niente da fare, è iniziato in antibio, però per sicurezza l'ha mandata in ospedale e al pronto soccorso. E io la mia reazione è, beh, da un lato mi spiace, dall'altro beh, bene, ottimo, cioè perché è delicata la situazione, se gli vi dà alimentato, vedi, bene. Ho finito il turno, andando a casa passo dentro il pronto soccorso, che magari in una stanteria, era prima del Covid, parliamo di una decina d'anni fa. E va bene, dai, fammi sapere, io sono sempre nelle code. A un certo punto mi chiama e dice, sta proprio male, sta malissimo. Non mi riconosce, mi ha fatto un cenno, ma respira a fatica. Mamma mia, mamma Davide, come sta male. E dico, cosa dicono i dottori? Ma qui non c'è nessuno. Cioè, non pronto soccorso. E provo un po' a sentire, prova. Allora io sempre col telefono chiamo in RSD e dico, ma c'è la Mario, però non trova dottore, insomma, cosa succede? Dice, no, insomma, è andata per una brutta polmonite, per cui l'abbiamo mandata là. Sì, ma in quel momento mi informano che dal pronto soccorso hanno telefonato chiedendo dell'amministratore di sostegno di Laura, che però lì non c'è, chiaramente, per cui gli hanno dato il numero dell'amministratore di sostegno, eccetera, eccetera. C'è stato un imprecisato riferimento a decisioni da prendere, a qualcosa di questo tipo. E io sempre in coda, a 100 km di distanza, e gli dice, allora richiamo Mario e gli dico, guarda che c'è qualcosa che non mi... Ma è ancora lì? Sì, è qui. Ma si vede qualcuno? No, non si vede quello. Senti, vai. Vai finché a caso il primo medico, cioè la prima persona che trovi di questa situazione, che non c'è nessuno, non, mi sembra che avesse la flebo attaccata. Allora, dopo un po' mi squilla il cellulare e mi dice, sì, ho trovato un medico, dice sì, sì, che lo sanno, che viene dal Don Orione, eccetera, e che non c'è più niente da fare, Davide. Non c'è più niente da fare, sta morendo, la nostra Laura sta morendo. Allora io da un lato, no? E dall'altro non capisco, cioè la cosa dell'amministratore di sostegno non, cioè, mi aveva messo un campanello, non capivo. Allora ho detto, senti, ma perché non la, cioè perché se fa fatica così a respirare? Perché non le stanno dando l'ossigeno? Perché non stanno facendo terapie, non solo, ma proprio perché non la stanno salvando? Parliamo non da medico, perché non la stanno salvando? E, per cui telefono direttamente, chiedo di parlare con un medico e a quel punto un pochino di triste esperienza, mi qualifico in modo altisonante. Sono il dottor Gandini, segretario generale, tutto quello che potevo, no, per Don Orione, dicendo eccetera, e dico, abbiamo lì una nostra ricoverata, una nostra eccetera, volevo chiedere, ah, sì, guardi, purtroppo non c'è più niente da fare, la stiamo accompagnando. Quando si sente il verbo accompagnare, la stiamo accompagnando. Allora dico, guardi, dottore, io le chiedo in base a quali criteri avete scelto, state scegliendo di non rianimarla, di non mi faccia fare il dottore che non lo so, di non intubarla, di non rianimarla, cioè di portarla in terapia, cioè in base a quali criteri. No, guardi, forse lei non ha capito, mi dice, sta morendo, questa persona sta morendo. Proprio perché sta morendo, come mai non fate tutto quello? Cioè è lì, in una stanteria, in una stanzetta del pronto soccorso, sulla barella. Cioè, come mai non... No, ma se la mette su questo... No, guarda, manteniamo un... riusciamo a avere un dialogo... Non le chiedo, non le sto chiedendo io, non ho neanche titolo, è solo una mia amica. Non le sto chiedendo io di riportatela in terapia intensiva. Io mi fido della vostra valutazione, della vostra professionalità, delle vostre conoscenze, vi chiedo solo in base a quali criteri avete scelto di non rianimarla, le chiedo questo,
di esplicitare i criteri. Si vede che, guarda, a questo punto la faccio parlare con un rianimatore. Io sono sempre in coda a scuola con i genitori che parlano di vicenda. Tutto questo, lasciatemi una parentesi, perché sennò non siamo qui di plastica. Cioè, da uomo, da cristiano, ripensando a questa vicenda, viene ancora la pelle d'oca. L'insieme di concomitanze e di apparenti casualità, vi faccio lo spoiler, che hanno salvato la vita a Laura. Perché se non c'era Mario, tutto questo avveniva col cellulare di Mario. Cioè io chiamavo il cellulare di Mario che lo passava un medico che era lì. Stesso sistema, il rianimatore mi chiama Mario, c'è cioè il dottore rianimatore, con chi parlo? Il dottor Candini, segretario generale, rifaccio tutte le piume, no? Rifaccio tutta la cosa. Però dottore, io grazie per tutto quello che state facendo, ecco, però dato che Mico sta morendo, come mai è lì così, non avete deciso di non... Guardi, se vuole la intubiamo anche, ma qui non c'è proprio più niente da fare. No, io non lo so se va intubato, io le sto chiedendo e rifaccio il discorso di esplicitare i criteri in base ai quali hanno deciso di non rianimarla. Perché proprio non respira più, non ce la fa più a respirare, appunto, cioè capite, eravamo proprio, allora c'è la svolta. Ma scusi, quali erano le condizioni, il suo stato, la situazione di questo paziente, lì da voi al Donorione, qual era? E io dico, beh, guardi su questo, io la faccio chiamare immediatamente, dal nostro medico di reparto, dal direttore sanitario, che le può esplicitare bene le cose. Non a livello medico, quello abbiamo la cartella, ci avete dato tutto. Qual è, cioè, che vita faceva questa persona qui? Ma cosa c'entra? Cosa c'entra la sua qualità di vita come indice per misurare se la salvo o no? Che vita faceva? Questo è avvenuto qualche anno fa, una decina d'anni fa. Al che dico, ah vabbè, ma intende dire che, guardi, è appassionata di astronomia, è fissata con un piano di cosa fare se un asteroide sarà in rotta di collisione con la Terra e vorrebbe scrive poesie, è appassionata di musica, adora i sette samurai di Kurosawa. È una ragazza, sì, va bene, ma questo fino a quanti anni fa, fino a quanto tempo fa? No, fino a ieri sera, l'ho salutata ieri sera che aveva sta tosse, cioè ieri era, cioè mi sta dicendo quello che mi dice, era l'attualità, cioè sì dottore, è esattamente come le sto dicendo, va bene, in modo sbrigativo. Ma forse restiamo in contatto, cioè, sento la voce di Mario che mi dice, ma cosa gli hai detto? La stanno portando, l'hanno portata in rianimazione, l'hanno intubata, non c'è la polmonite, e dicendo, eccetera. E quando, dopo qualche settimana, viva, vegeta, e come la vedete è tornata a casa, poi ha scritto una lettera ai medici del pronto soccorso con la sua ironia e un pochino punzecchiante, eccetera, e non ha scritto, ecco, potete immaginare, no? Quindi non polemica, dura, gli dicendo, eccetera, però ha detto, meno male che qualcun altro ha deciso che potevo vivere ancora. Laura è mancata nel febbraio, fine febbraio del 2020, appena prima che iniziasse il Covid, e il suo libro di poesie l'ha terminato, e ce l'abbiamo. Bene, stiamo entrando nel vivo delle testimonianze, attingendo proprio all'esperienza di Davide, e possiamo
parlare di tante testimonianze, però di una su cui ci soffermeremo, un'altra testimonianza che ci fa entrare in concreto nel tema della serata. Questa testimonianza riguarda quel nostro amico di cui parlavamo all'inizio, un amico che ci ha fatto conoscere 1978-77. 78. Ecco, questo partiamo quindi da un altro caso reale, perché è proprio questo l'intento della serata. Allora, tante volte la cultura della morte ci propone casi umani, no? Dove ci fa vedere sempre una faccia della medaglia, una faccia di sofferenza, di disperazione, di dolore, di abbandono, e sembra che l'esito scontato sia sempre quello che porta a una scelta di morte. E non ci fanno mai vedere l'altra faccia della medaglia, perché laddove c'è solitudine, dove ci sono tutti questi problemi, esiste un altro modo per contrastarli, un altro modo che è fondato sull'amore e sul senso, no? Però queste situazioni dove viene fatta una scelta diversa, viene fatta con il sorriso, con un certo stile di cui poi parleremo, sono cose che disturberebbero il manovratore, dico io, no? Perché ormai il pensiero ci porta, c'è una strada tracciata sempre più che ci vuole condurre a questi esiti di cui dicevamo prima di morte. E però se noi scalzassimo questa tendenza anche con casi reali, casi umani di cui adesso andiamo a parlare, ecco che forse presentandoli e amplificandoli come fanno quelli dell'altro versante, potremmo creare una cultura diversa, una cultura della vita. Insomma, tutto il nostro sforzo, non solo di questa serata ma anche di questi giorni, per chi sta seguendo il coordinamento di Bergamo di 40 giorni per la vita, è uno sforzo per creare cultura. La cultura si crea con la preghiera, no? Perché noi ci riconosciamo appunto degli strumenti, quindi tutta la nostra umiltà, quel poco che riusciamo a fare lo mettiamo nelle mani di Dio, ma anche con la testimonianza, con la carità e creando cultura, cioè non dobbiamo restare chiusi tra noi, ma diffondere il più possibile e dare testimonianza. Ecco quindi che con questo obiettivo che andiamo a parlare di questo nostro amico, del quale cercheremo di, non possiamo dire il nome perché vogliamo mantenere una certa discrezione, e siccome però questo nostro amico aveva un rapporto molto più vicino a Davide, lascio proprio a lui il compito di introdurre, non so come lo introdurremo a questa storia, perché poi arriveremo alla testimonianza famosa di cui dicevamo prima. Malato di sclerosi multipla, via via ci conoscevamo, avevamo nel 76 13 anni, e verso alla fine degli anni 80 si ammala di sclerosi multipla e vive via via la discesa, prima un bastone, poi le stampelle, poi non si fa più, poi la macchina con comandi speciali, poi la carrozzina, via via. Sposato, con figli, e vive malissimo tutta la malattia e lo stato di vita in cui si trova, e vive perennemente da arrabbiato, proprio arrabbiato, polemico, le cose che si faceva, andiamo di qui, lo portiamo, andiamo, sì vabbè, ma che schifo è, ma che vita è, no? Ma che senso ha, finché la situazione precipita, una serie di concomitanze nel 2006, una serie di concomitanze, compreso un peggioramento delle sue condizioni per un'infezione, via dicendo, eccetera, un lungo ricovero ospedaliero, e la famiglia con i medici
valutano non possibile un ritorno a casa, a meno che di trasformare la casa con lavori, in una specie di domiciliarità, ecco. Per cui alla fine, non volendo gravare così con la famiglia, eccetera, dice va bene, vado in questa struttura, vado. E tutto nasce da una battuta proprio tra amici, e mi dico: guarda, dove andiamo, no? Andiamo, facciamo la cosa più da bambini e la più antica del mondo, andiamo a chiedere alla Madonna, andiamo, no? E quindi quando si dice l'emblema dei miracoli, poi uno si dice vai a Lourdes, non ti resta che andare a Lourdes, nel nostro linguaggio è diventato dove vuoi andare, no? Ti porto, porca miseria, ti pucciola dentro nella vasca e glielo chiediamo, no? E lui seriamente mi dice: ma guarda, se davvero mi accompagni, eccetera, io vorrei andare invece a Medjugorje. Andiamo a Medjugorje, va bene, è lei. Andiamo. E nei mesi successivi, con un sacerdote, con Roberto e con altri 3-4 amici, mettiamo in piedi questo viaggio pellegrinaggio. Quindi impariamo quello che c'era da imparare, i pannoloni, l'igiene, le cose. Lui diceva che non siamo degli os, non siamo dei, vabbè, ma ce la caveremo. Quindi veramente un'avventura. Prima di partire, una sera, ricordo benissimo questa chiacchierata, nel silenzio lui mi dice: ma io non le chiedo mica di guarirmi, sai. Cioè, ho capito. Come non le chiedo? Dice: ma dai, ma te lo vedi? Siamo là, saremo in 10, in 20, in 30 sulle carrozzine. Chi gli è morto il marito, chi un figlio. Una città del dolore davanti alla Madonna, e potessimo sentire la voce di ognuno, sentiremmo: guariscimi, 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 aiutami, io. Cos'è? Mi aggiungo anch'io, cosa facciamo? No, guarisci me, ma no, guarda, io veramente non la... Sai che cosa sento più che guarire? Io le chiedo un'altra grazia, io lo ascoltavo, io le chiedo più che di guarirmi, cioè se poi mi vuole guarire, io sono qua, però io le chiedo un altro miracolo, le chiedo il miracolo della pace. Perché non ce la faccio più a vivere così? No, dicendo parole colorite, la vita è uno schifo, cioè, io non ce la faccio più a vivere così. Se c'è un miracolo è che io conosca la gioia, così come sono, in questa condizione. Se c'è un miracolo è che io viva la pace e il senso di questa vita, in questa condizione, il senso, la pace del cuore, la gioia. Io gli chiedo questo perché, vedi, potrebbe anche guarirmi e poi potrei vivere da arrabbiato comunque, perché la gente è bravissima a trovarne altri 20.000 di motivi per cui sì, vabbè, sono guarito però e sono arrabbiato comunque perché. Ma se uno può guarire e può perdere, può rimanere una vita d'inferno dopo un momento di... Ma se invece mi dà la gioia, è fatta, basta. Io gli chiedo, io lo ascoltavo, credetemi, immaginate, lo ascoltavo, andiamo. È stata la svolta, non è guarito. Però io sono testimone di uno dei cambiamenti più pazzeschi che io abbia mai visto in una persona. È diventato veramente, cioè fa luce. Adesso dice: cosa c'entra lì? Adesso ci arriviamo. Gioioso, sereno, saggio, semplicemente saggio. E andavamo, siamo tornati ancora a Medjugorje, incontri di preghiera, si andava a mangiare la pizza, si andava insieme in montagna, eccetera. Un pomeriggio di qualche anno dopo,
e stavamo nella camera della residenza dove era ricoverato, stavamo chiacchierando e lui era già una volta o due o tre che parlavamo, mi diceva delle cose e poi diceva: porca miseria, come vorrei dirle a mio figlio queste cose, come, perché guarda, è così, io lo ascoltavo. E allora tiro fuori il cellulare e gli dico: vabbè, gliele diciamo, dato che è un momento in cui non è che uno tutti i giorni dai, va bene. E quindi adesso inizia questo video, che la chiacchierata era già cominciata. E allora lui dice: sì, va bene, così, dai, così gliele dici. Sì, perché poi, sai, sono cose che passi tutta la vita a dire, gliele devo dire a mio figlio queste cose, poi finisce che non gliele dici, dai. E ho iniziato da quel momento a registrare. Quindi vedrete che, sono pochi minuti, ma vedrete che all'inizio è proprio, cosa volevi dire, no? Ecco, sempre per la riservatezza, perché la famiglia ha autorizzato che si possa vedere, ma in nessun modo che finisca sui social, renderlo pubblico, quindi anche queste riprese, eccetera, poi sarà tagliato tutto, non viene registrato. E quindi ci sono dei beep, perché ci sono dei nomi che vengono detti. Ecco, l'amico che ha messo i beep al posto dei nomi è andato oltre ancora, e qualche espressione colorita, c'è beep, anche se nel sottotesto qualcosa rimane. Nella prima parte sta parlando a suo figlio e poi prende un'ulteriore piega la conversazione, ma credo che sia molto chiara. E per noi vorremmo anche condividere questa esperienza, perché veramente apre i cuori alla grande. Abbiamo qualche riserva, ma cercheremo di farlo, ecco, cercheremo di farlo, perché è troppo, troppo grande, troppo bella, troppo significativa. Noi avremmo voluto anche approfondire tanti degli spunti, una miniera di spunti, avete sentito, no? E proprio improvvisato, non è che ci avesse pensato, che proprio nasceva dal cuore, no? Faceva luce, come diceva, e ve ne siete accorti, no? E però non c'è tanto tempo per approfondire, pensate un po' al discorso sull'essenzialità, ecco, che ha fatto, che bello, che pienezza di senso. E sulla pienezza di senso adesso ci arriviamo, perché a questo punto dobbiamo anche un po' chiudere questi tempi, e però chiudiamo cercando di dare anche, non dico delle risposte, ma cerchiamo di puntualizzare su quello che forse è la domanda che emerge principale della serata. Cioè, quando c'è una sofferenza estrema, qual è la soluzione? A questo punto cosa possiamo dire, anche alla luce di quello che abbiamo sentito? Vogliamo un po' chiudere con questo quesito. Allora, dove aumenta sia si fa più acuto sia il dolore fisico che quello morale, esiste un solo rimedio: aumentare l'amore e dare un senso al dolore. E qui si gioca la vera pietà, no? la via cristiana per affrontare il fine vita, la sofferenza, il dolore, la malattia. E diciamo pure che, io lo dico a testa alta, che per la prospettiva cristiana è molto più facile, perché il travaglio della morte assomiglia un po' al travaglio del parto. E il travaglio del parto prelude ad una nuova vita, ad una speranza, a un esito di speranza, ad un mondo migliore, ad un'aspettativa bella di abbraccio, no? E così è anche per il fine vita, se vissuto in questo modo. Diversamente invece l'ateo, ciò che rende insopportabile il dolore è proprio la disperazione, la mancanza di questo esito di speranza, no? E tuttavia però non è che si debba escludere, e si possa escludere, sia giusto escludere per chi non crede pienamente, perlomeno, anche un modo di affrontare
la vita, la fine vita, dando un senso e una solidarietà. Diciamo che anche per chi non crede, ad esempio, la presenza umana al capezzale è molto importante per dare dignità, per dare senso. Cioè, solo il fatto di esserci, che ci sia una presenza, significa che quella persona è importante, è importante condividere, no? Questa sofferenza, e compassione, compatire, no? Da questa cosa, cioè condividere, portare insieme un dolore e dare anche un senso, cioè se una persona sta vicino al capezzale di un malato, dà un senso alla sua sofferenza, cosa che invece non avviene quando il malato è abbandonato. Ma allora qualcuno potrà obiettare, ma cosa succede quando uno, oltre ad essere in una situazione di sofferenza, è anche abbandonato da tutti, non ha nessuno? Allora, diciamo che quando non c'è più spazio per l'assistenza terapeutica, è sempre importante puntare sull'assistenza umana. E l'ultimo presidio di pietà umana, di dignità, che rimane, sono le cure palliative. Le cure palliative, che non sono più finalizzate ovviamente alla guarigione o alla regressione della malattia, ma al sollievo della sofferenza. Non saranno la soluzione ottimale. La soluzione ottimale è una via spirituale di cui parlavo prima, ad esempio la via cristiana, e bisogna dirlo a testa alta, cioè recuperare, poi allargherò questo discorso, la prospettiva di fede è la cosa migliore, no? Però dicevo, delle cure palliative, è importante però uno che ci siano, perché tante volte sono previste sulla carta ma non vengono applicate, no? E che però vengono applicate da un personale adeguatamente formato. Io sono passato attraverso il fine vita dei miei genitori in ospedale e ho una riconoscenza grandissima per il personale, per come hanno gestito, per l'attenzione, per la presenza, per tutto. Hanno fatto più di quello che dovevano. Cioè, se c'è una formazione fatta bene, questi possono sopperire alla mancanza di parenti che magari non possono dare niente perché non hanno niente da dare in termini di vicinanza e di solidarietà. E quindi è già dicevo prima, presidio di pietà su cui puntare. Quindi ovviamente la formazione del personale è molto importante, puntare sulle cure palliative. E qui mi si è data però la possibilità di fare una riflessione. Tra le cure palliative, voi sapete, c'è anche il supporto psicologico, cioè se uno lo chiede, gli ospedali danno anche questo supporto, che fa molto a livello morale, no? Dà un conforto al paziente. E allora io mi chiedo, ma perché non ricomprendere nelle cure palliative anche il supporto spirituale religioso? Cioè, ma non come una cosa tollerata, cioè sempre più negli ospedali la presenza dei cappellani, che pure ci sono, o viene meno perché non ci sono i cappellani, oppure non fanno, e questo lo posso anche dire, io ho visto dei cappellani che non facevano il loro dovere, si limitavano a salutare, o la mattina o la sera, ciao, salve, salve, tutto bene, salve, 30 secondi erano già via, cioè, ma senza neanche approcciarsi con una... in un modo un po' più cristiano, caritatevole, no? C'è una carenza dagli stessi operatori religiosi, almeno quello che ho riscontrato io, non sarà sempre così ovviamente, però si va in quella direzione purtroppo anche lì, no? Ma io dicevo qualcosa di più, cioè un riconoscimento, cioè mettere proprio nei protocolli il fatto che se uno lo chiede, è un'offerta, non è una posizione ovviamente, no? Se uno chiede un'assistenza spirituale, che può essere anche islamica, buddista, non lo so, siccome fa bene e siccome queste persone in quei momenti lì sono delle spugne, hanno, come le piante hanno bisogno di acqua, chi sta tutto il giorno in quelle situazioni di fine vita ha bisogno, non vede l'ora che qualcuno gli si avvicini e gli parli magari di Gesù, no? Magari non ha mai parlato, ha sempre scantonato per tutta la vita, ma quello è il momento giusto e gli fa anche bene, gli fa anche bene, per cui dovrebbe essere riconosciuto, io dico anche pagata,
E dico anche associazioni laiche che volessero assistere i malati con un'assistenza tipo gli psicologi, un'assistenza spirituale, dovrebbero avere tutto lo spazio possibile, perlomeno alla pari degli psicologi. Vengono accettate come cure la pet therapy, che va bene, non sto dicendo la terapia degli animali, per i bambini la clown terapia, no? È ammessa negli ospedali. E perché di fronte a uno che vuole dare assistenza spirituale, parlare di cose ultime al capezzale di un malato, c'è questa ritrosia poi fuori dall'Italia? Vi lascio immaginare cosa succede se uno va a parlare guai di Gesù agli ammalati, viene messo in prigione. Non lo so, vabbè, qui non voglio essere polemico. Ma, ecco, bisognerebbe, ma questo è il mio suggerimento, perché ci sono passato e so quanto... cioè dare l'estrema unzione è importante, invece li lasciamo abbandonati come cani, lasciamo perdere il Covid. Adesso il Covid sta passando, ma non mi sembra che negli ospedali abbiano accesso questi servizi, chiamerei pure servizi, dal punto di vista laico potremmo chiamarli servizi spirituali. E ecco, questa è una cosa che mi sento di lanciare e soprattutto anche come piacerebbe anche a me, se ci fosse una formazione, una sensibilità, una spinta in quel senso, dare un'assistenza di questo genere, perché ci sono passato, una mia sensibilità, potrei dire qualcosa di interessante. Poi se la cosa non viene recepita, nessun problema, cioè si fa l'offerta, non è accettata, si va in un altro capezzale, un altro letto. Cultura della vita vuol dire anche in situazioni di morte fare queste cose, quindi io la propongo, se vi piace parlatene anche voi, è un modo per smuovere, come dicevamo prima, e creare una sensibilità di accoglienza, solidarietà laddove serve. Oggi abbiamo parlato di fine vita e quindi e concludiamo, ormai siamo in conclusione, sempre in per far capire la statura proprio del nostro amico, con una preghiera. La preghiera la introduciamo o la leggiamo e basta? Probabilmente. Sì. Se conoscete la Samaritanus Bonus, è un documento che la congregazione ha recentemente scritto sull'accompagnamento al fine vita. Abbiamo presente il valore enorme che ha la speranza. Ora, nel fine vita accostare la parola speranza sembra una contraddizione, un assurdo totale. Speranza di cosa? Nelle gravi cronicità, no? Che senso ha accostare a una situazione di grave cronicità, di sofferenza, soprattutto di impossibilità di guarigione, la parola speranza? E invece tutta l'esperienza che avete visto un lampo del nostro amico ha proprio detto questa parola al punto che un giorno mi ha detto: ho scritto una preghiera. E vogliamo ringraziarvi e salutarci questa sera leggendo questa preghiera che ha scritto, preghiera della speranza. Dio nostro Padre, è difficile chiamarti così, soprattutto quando le cose non vanno secondo le preghiere chieste. E lo scorrere del tempo diventa l'inesorabile realtà quotidiana. È per questo che quando la stanchezza diventa insopportabile, si smette di chiedere qualsiasi cosa e non rimane altro da dire: e va bene, sia fatta la tua volontà. Ma poiché non ci è concesso conoscerla, non permettere che la speranza ci abbandoni, poiché tutto è possibile e tu con un semplice soffio puoi rendere possibili cose che in 10 anni non sono mai accadute.
rendendoci la vita meno pesante e più gioiosa da essere vissuta. Amen. Grazie. Visto il tempo.